Allora, intanto si parla di sanità, la riforma insomma c'è già stata, però ancora vanno riviste diverse cose. Ma di recente proprio l'assessore ha portato in giunta l'organizzazione per dipartimenti delle nuove aziende sanitarie. Io insisto, penso che questa è una vera e propria rivoluzione della qualità che migliorerà le cure all'interno dei servizi ospedalieri, all'interno delle unità operative, consentirà una maggiore specializzazione e quindi anche una maggiore professionalità di tutti gli operatori. E su questa strada stiamo andando avanti, credo, per mantenere e migliorare se possibile il buon nome della sanità toscana. Come sapete, anche di recente, relativamente all'indagine nazionale sugli esiti, su come si esce dagli ospedali, la Toscana si è confermata prima di gran lunga la migliore rispetto anche alle altre regioni. C'è anche la questione delle risorse, ora il governo sembra che rimpingui un po' le casse anche regionali per quanto riguarda la sanità. Ma è stato dato un miliardo in più per quanto riguarda il 2015, io continuo a insistere sulla necessità di accelerare i tempi per la vaccinazione contro l'epatite C in modo da eradicare davvero questa patologia dal nostro territorio e mi auguro che si continui a tenere ferma la barra sulla sanità pubblica di qualità e per tutti, stando attenti a non farci prendere dalle sirene di chi parla di assicurazioni private, mutualità integrative, che non devono andare a toccare i servizi essenziali di assistenza che invece i cittadini devono avere e devono avere, se possibile, con una qualità ancora migliore. Questo lo so, invece però ha parlato anche di nuovo dell'intramuenio, la regione toscana andrà in quella direzione. Ma io continuo ad essere contrario all'intramenia e soprattutto all'estramenia, chi è dipendente allo stesso tempo, a quel meccanismo per cui si è dipendente allo stesso tempo dell'azienda pubblica e presso un privato. I cittadini provano ogni giorno purtroppo la risposta drammatica che a pagamento avranno la visita tra pochi giorni e invece nel regime ordinario pubblico bisogna aspettare mesi. Penso che questo meccanismo aveva tanto 15 anni fa, ormai è superato, noi in Toscana abbiamo provato a metterlo in vigore con tutte le attenzioni possibili e nei modi più corretti possibili, ma questo non vieta che il cittadino abbia una differenza di accesso, se pago o se non pago. E questo lede un principio costituzionale, quindi la libera professione deve essere abolita per quanto riguarda quella estramenia, quella di chi è dipendente di due aziende, e bisogna allo stesso tempo rivedere profondamente anche la libera professione che si svolge dentro le strutture pubbliche.